Buongiorno a tutti. Buongiorno, benvenuti. Grazie di aver accolto il nostro invito e nonostante il tempo, come dire, inclemente, di averci raggiunto. Mentre arrivano gli ultimi relatori e anche le ultime persone che si stanno registrando, vi volevo proporre un brevissimo riassunto delle precedenti puntate, nel senso che Digit, come sapete o come non sapete, ve lo dico io, è una manifestazione nata 6 anni fa in Toscana, da quest'anno è itinerante, quindi ci stiamo muovendo lungo la penisola e stiamo portando le nostre piccole istanze in giro per l'Italia. La prima tappa fuori porta è qui a Roma. Io sono felice di vedere che la sala è piena di persone, speriamo di dire cose interessanti, non certo io, ma i nostri relatori. Quindi vi propongo, come dire, un brevissimo riassunto delle puntate precedenti. Che cosa sono gli algoritmi? Perché insomma, alla fine da quelli dipendiamo e da quelli dobbiamo cominciare a smarcarci, a prendere coscienza di come funziono per non essere appunto vittime degli algoritmi, ma semplicemente dei consumatori. Il problema è se l'algoritmo, come abbiamo visto, non è neutro, se l'algoritmo, come abbiamo visto, è una composita formazione ideologica basata sugli interessi di chi lo produce, il tema che si pone è negoziabile questa potenza di calcolo o no? Ma di che deve parlare un giornalista se non dei propri algoritmi che ha quando apre il proprio portatile o entra in redazione e si mette al proprio sistema editoriale? Che cosa c'è lì dentro? Lui cosa ne sa di come vengono ricomposte, riformulate, reimpaginate i criteri, delle informazioni se non le contratta prima? E se non siamo noi come giornalisti, fra gli altri, insieme ai medici, insieme agli avvocati, insieme ai mediatori, insieme ai professori, i rappresentanti di un interesse sociale, ma perché mai dovrebbero ancora pagarci? Come funzionano gli algoritmi? Tutti produciamo dati. Un tempo i dati li producevano gli scienziati. Erano loro che facevano gli esperimenti, prendevano le misure e producevano i dati e li usavano per farsi le teorie. Oggi noi viviamo in una società in cui i componenti della società non sono uomini con protesi elettroniche. Io non credo che si debba avere paura degli algoritmi, si deve avere paura del mercato. Oggi i dati sono, non sono più non prodotti dagli scienziati, ma molto spesso sono proprietà di grandi companies. Fatevi almeno pagare un centesimo per ogni messaggio che fate, perché loro poi le rivendono i vostri dati. Bisogna rifondare lo Stato sociale, bisogna smettere di aver paura, bisogna creare dei modelli che abbiano un senso per la dimensione attuale. Siamo a delegare le nostre funzioni cognitive a sistemi che le prendono, che le mettono in ordine e che lo restituiscono al modo loro, non nostro. Abitiamo tre spazi. Abitiamo il fisico, abitiamo il mentale e abitiamo la rete. E sono tre spazi incrociati, ma se veramente diversi l'uno dall'altro. Non esiste ancora una visione di come gestire lo spazio virtuale. A rischio, autonomia. La datacrazia prende potere sulle nostre autonomie. Memoria, ne ho parlato. Se, il se svuotasi e va a pubblicarsi sulla rete. E reputazione, noi torniamo nella cultura della vergogna. La vergogna essendo la responsabilità verso l'altro, non verso sé. La tua reputazione diviene il tuo capitale più prezioso. Il percorso di consapevolezza passa attraverso l'educazione.
noi abbiamo a che fare con sistemi che sono costantemente in evoluzione, che sono dinamici e che non consentono condizioni di prevedibilità. Certamente i rischi sono quelli delle spiegazioni riduzionistiche e deterministiche, false dicotomie, quelle tra la formazione umanistica e la formazione scientifica, tra le conoscenze e le competenze. Sono quelle che contrappongono, ad esempio, la specializzazione dei saperi alla interdisciplinarità dei saperi. Allora, tra le grandi illusioni proprio di questa civiltà ipertecnologica ci sono proprio quelle che vedono nella tecnologia, nel digitale e nei dispositivi tecnologici la possibilità di offrire garanzie in termini di fiducia, relazionalità, protezione, sicurezza, prevedibilità dei comportamenti, gestione di tutto ciò che è incertezza. Il grande equivoco, cioè pensare che l'educazione, la formazione per questa civiltà ipertecnologica siano un'educazione, una formazione squisitamente tecnica e tecnologica, mentre noi abbiamo bisogno di ben altro. Gli algoritmi per fare business. Quindi noi dobbiamo essere coscienti, consapevoli anche da questo punto di vista. Io credo che un'impresa che vuole stare sul mercato oggi e nel futuro debba assolutamente approfittare dell'opportunità di raccolta dei dati che ci sono. Siamo ancora, come dire, agli albori. Ci saranno 50 aziende in Italia che sono in grado di farlo, 150 che stanno pensando a come riuscire a farlo, 1000 che ne hanno sentito parlare e gli altri che non sanno neanche di cosa stiamo parlando noi a questo tavolo. Ci dobbiamo spostare e ci stiamo spostando e, come dire, le aziende più evolute lo stanno già facendo, a una simbiosi dove c'è coincidenza di interesse fra l'impresa e i suoi stakeholder, compresi ovviamente assolutamente i propri clienti. Qui è dove siamo arrivati nella sessione di Prato del 28 ottobre scorso, che era appunto ancora collocata nell'anno 2017, ma che era la prima, insomma, di questo anno di Digit. Io adesso inviterei sul palco alcuni dei relatori, perché non credo siano arrivati tutti, ma comunque vorrei qui come sul palco Michele Mezza, Nicola Bruno, Marco Giovannelli, Vittorio Pasteris, Fiorenzo Molinari, se c'è, perché potrebbe non esserci, perché purtroppo da Piacenza è lunga e la giornata è davvero inclemente, e anche Marco Dal Pozzo, che so che c'è in... No, vieni. Io sono Marco Renzi, sono il creatore, insieme a Vittorio Pasteris e a Pino Rea, di questa manifestazione, e sono anche il presidente dell'associazione che studia il giornalismo, che si chiama Libertà di Stampa, Diritto all'Informazione, LSD, che tutti gli anni prepara un'indagine, come forse qualcuno di voi sa, sullo stato della professione. No, tutti gli anni noi cerchiamo di fotografare quello che è la nostra professione, come sta andando. Gli ultimi dati non sono certamente molto simpatici, li conoscete, sono dati del 2015, fra qualche settimana presenteremo i nuovi dati. È chiaro che la professione intesa come professione da dipendenti è quasi completamente esaurita nei numeri. Esiste un enorme plotone di persone che fanno questo mestiere, ma che hanno forme contrattuali molto, molto differenti. Stamattina parleremo anche di questo aspetto, parleremo di lavoro e parleremo della relazione che c'è fra il lavoro e gli algoritmi. E faremo un paio di proposte. Una l'abbiamo già cercato di, come dire, abbiamo cercato di portarci avanti nel lavoro, abbiamo pubblicato delle cose su LSD proprio in questi giorni. Poi qui con noi c'è l'estensore della proposta, che è Marco Dal Pozzo, e ce ne parlerà un attimo in modo più organico. Più tardi arriverà da Milano Raffaele Fiengo, che è un altro dei fondatori di LSD,
è la nostra, il nostro riferimento più alto, insomma. E Raffaele ha un'altra proposta, una proposta che riguarda proprio la nostra professione, e ce la racconterà, ci racconterà una sua idea molto interessante per allargare la base, come si dice. Noi qui siamo a parlare appunto di che cosa è successo, no? Scimmie e algoritmi evoca un libro che ha scritto questo signore qui insieme con un suo amico e collega che si chiama Raffaele Mastronardo, lui è Nicola Bruno, e loro nel 2011, cioè in un'epoca veramente non sospetta e piuttosto lontana, oserei definire remota, considerato i tempi del mondo digitale, hanno raccontato una cosa che ora è, come dire, parte integrante. I dati ultimi sono 60 e 40, 60 macchine e 40 uomini. Mi riferisco alle macchine che scrivono i pezzi, quindi all'apporto dell'intelligenza artificiale dentro il mondo del giornalismo, proprio l'apporto quello pesante. Gli ultimi dati ce li ha portati proprio il professore del Politecnico di Torino, che avete visto anche nel breve filmato. Gli ultimi dati parlano di questo, e secondo lui, che è uno scienziato e non si occupa di giornalismo, il nostro mestiere è uno di quelli destinati a morire completamente, ad essere totalmente soppiantato. Io non ho un'idea di questo tipo, e spero di non sbagliarmi, perché noi da un po' di tempo pensiamo e cerchiamo di dirlo, l'abbiamo detto anche in sede parlamentare l'anno scorso quando ci hanno chiamato come consulenti nel momento in cui nelle commissioni del Parlamento e del Senato si discuteva della nuova legge di finanziamento per l'editoria. Abbiamo provato a dirlo, cioè il giornalismo secondo noi non è in crisi, ma è anzi in una golden age, in un momento di estremo di livello altissimo. Noi in questo momento con la nostra professione potremmo fare la differenza, però è chiaro che la professione deve reinterpretare completamente se stessa e il mondo che la circonda, e i giornalisti potrebbero fare la differenza in questo senso. Allora, arriviamo piano piano ai ragionamenti che vogliamo introdurre. Il professor Giorgio Ventre, a proposito, c'è? Per il momento non c'è, ok. Volevamo partire dalla questione di Amazon, perché la questione di Amazon è una questione che ci ha toccato tutti, che abbiamo seguito un po' tutti, no? L'avete visto, il Black Friday, no? Quella cosa molto anglosassone, molto americana, che però è arrivata anche da noi quest'anno, e che è appunto il venerdì delle svendite, eccetera. Proprio in quel giorno, il 24 novembre, a Piacenza, nel primo dei 6 o 7 stabilimenti, ora non mi ricordo quanti sono, insomma, che Amazon ha aperto in Italia, in quello più vecchio, quello aperto nel 2014, i dipendenti hanno incrociato le braccia. Per la prima volta in Italia si è originato questo tipo di problema. Il motivo per il quale i dipendenti di Amazon hanno incrociato le braccia è proprio derivante da quello che è invece la peculiarità più grossa di Amazon, no? Cioè, Amazon è, lo sappiamo tutti, un colosso dell'high tech. È un'azienda che lavora proprio grazie all'uso specifico di determinati algoritmi. E ci risolve tanti problemi, no? Ci facilita la vita, l'e-commerce prima di tutti, ma insomma tantissime altre cose. Ebbene, quello che succede negli stabilimenti, quello che è successo in particolare nello stabilimento di Piacenza di Amazon, è che a un certo punto i dipendenti si sono fatti sentire, perché le condizioni di lavoro che vengono applicate dentro questo stabilimento sono, a detta appunto dei sindacati, dei dipendenti, delle persone che si sono trovate a lavorare lì dentro, molto più simili a quelle di un'azienda del 1800, che è un'azienda high tech 4.0. Quindi che vuol dire questa cosa? Ci sono degli aspetti veramente molto, molto importanti. Non è tanto una questione di rivendicazione del salario, no? Di aumento delle cose. Cioè, il problema è proprio sulla dignità umana. Il problema, non so se avete visto, proprio ieri è uscita l'ennesima notizia proprio sulla questione di Amazon, di questi braccialetti elettronici che l'azienda avrebbe messo
appunto, e che starebbe distribuendo a tutti i propri dipendenti, quindi immaginiamo anche qui nelle loro sedi italiane, che permettono al dipendente di non perdere tempo nel cercare i pacchi sugli scaffali, perché il braccialetto riconosce il pacco e quindi suona e permette all'operaio di poterlo prendere senza cercarlo, no? Si riconoscono, come si dice, è una definizione nei fatti dell'internet delle cose, no? Sensore da una parte, sensore sul pacco, e si parlano da soli senza bisogno che l'uomo faccia nulla se non prendere il pacco sullo scaffale. Quindi ecco, ci sono degli aspetti evidentemente che attengono alla nostra realtà quotidiana, no? Abbiamo detto la realtà giornalistica, cioè quella che viviamo noi quotidianamente, cioè le macchine, i bot, scrivono i pezzi per noi. Le persone che lavorano dentro questa azienda non vedono riconosciute i minimi livelli di dignità umana. Uno dei problemi che hanno segnalato è quello che, siccome i contratti, molto spesso la maggior parte dei dipendenti sono con contratto a somministrazione, e siccome i contratti ogni 3 mesi l'azienda, grazie all'algoritmo, li manda via, cioè c'è un turnover altissimo, dentro la sede dell'azienda a Piacenza la gente bivacca, perché li prendono sempre più lontani, perché no, è un cerchio che si allarga via via che li prendi, li utilizzi e poi li licenzi per cercarne degli altri, devi allargare il raggio d'espansione, no? E la gente poi non ha tempo fisico di tornare a casa. E questo nasce dal fatto che appunto il modo in cui tutta questa cosa viene realizzata ha poco a che vedere con la nostra intelligenza, ma ha a che vedere con una serie di, no, di istruzioni che concorrono a formare un percorso che si chiama appunto algoritmo e che poi decide per nostro conto. Quindi io, vabbè, con il professore avrei voluto, ora appena arriva ce lo faremo dire, insomma, una definizione scientifica dell'algoritmo.